Ciao a tutti e bentornati ancora una volta su Indie Gameplay Ita. Oggi siamo nuovamente su Kepler, te ve l'avevo portato forse un anno o due anni fa, con una live, quindi ufficialmente questo è il primo video. Perché ve lo porto? Per svariati motivi. Il primo è che il gioco ha aggiunto la modalità multiplayer. La seconda è che Mirko di Gameplay Channel mi ha detto: guarda, esiste anche una traduzione italiana nel workshop, cosa che ho scaricato e andiamo ad attivare in questo momento. Vedremo anche la qualità della traduzione. Ma la cosa più interessante è che, se poi non avete visto il video e volete vedervelo, andate a vedervelo. Insomma, è una live di non mi ricordo se un anno o due anni fa. Insomma, cercate Kepler Indie Gameplay Ita, lo trovate sul tubo. La grafica ricorda molto quella di Rimworld, ma le meccaniche di gioco sono altre. Io non so perché ho un personaggio che si chiama Vessor, ma lo eliminiamo. Allora, quindi lo facciamo. Allora, umano, barbaro, mezzelfo, ma che poi è sbagliato perché umano è una razza e gli altri sono classi, quindi facciamolo umano. Così i capelli, a parte che quelli che erano selezionati prima erano più, si addicevano di più. Mi faccio pelato, completamente pelato. Modalità classica: quando muori tutti gli oggetti nel tuo zaino cadranno a terra. La difficile, la sazietà diminuisce rapidamente, e la casual invece non perdi nulla. Noi iniziamo con questo. Velocità di raccolta e consumo, ok, iniziamo. Ah, avevamo creato un mondo che eliminiamo immediatamente, così ne creiamo un altro. Mi sembra tradotto bene. Difficoltà moderata, nome del mondo, lo chiamiamo Indie World, semi di mappa casuale, andiamo e iniziamo. Ovviamente mi trovo costretto a riportare questo gioco per svariati motivi, appunto alcuni ve li ho già detti. L'ultimo, ma non ultimo, è che non sta uscendo nulla di interessante, onestamente. Non ci sono le accentate, almeno sono distanziate così. Hai appena trascorso 273 anni in ibernazione. Il sistema sta per esaminare il tuo corpo. Respira e rilassati. Premi A e D ripetutamente. Tac. Sembra tradotto anche bene. Non so se è tradotto fino all'ultima versione. Ho sentito una voce esile chiedere aiuto. Abbatti un albero qualsiasi. Indaga sul robot all'esterno della base. È molto molto interessante questa cosa della lingua italiana. Dicevo, non ho portato altri giochi, sto faticando un pochino, infatti sto anche pensando di fermare il canale per l'estate, perché non sta uscendo molto di interessante, insomma, quindi mi trovo costretto a riprendere e riportare i giochi che avevo già portato. C'è una scala che scende, ma andiamo dopo, andiamo a esaminare il robottino ora qui. Il gioco costa, vabbè, adesso ve lo dico, 9,99, con i saldi Steam lo trovate scontato 7,49€, quindi 25% di sconto. Accesso all'energia, si sta connettendo al server, richiesta rifiutata dal server, non esiste, è stato rottamato, avvio in modalità offline, avvio riuscito, eccolo qua. Anima gentile, grazie per avermi salvato. Alcune provviste che ho trovato, ti prego di accettarle. Chiacchiera, cos'è accaduto qui? Ah, attivano una proiezione olografica. Vediamo un po' cosa succede. Finalmente a casa. Siamo in alfa comunque, alfa 23. Questa dovrebbe essere, quindi è un gioco in continuo sviluppo. Spero gli stiano dietro anche con la traduzione. Finalmente a casa, un altro giorno senza guadagni. Si sta facendo buio, continuiamo domani. Un buco nero da cui saltano fuori dei tizi che uccidono la tizia. Il robottino, riciclo riuscito per farsi evacuare. No, l'hanno rapita semplicemente. Chi sei? Boom, sono degli Jedi con la spada laser. Io non me lo ricordo, non me lo ricordavo così onestamente il gioco, quando l'avevamo fatto era molto più grezzo, molto meno storia. Io e la mia amica Dani siamo andati a cercare provviste, ma siamo stati attaccati sulla via del ritorno. Dani è stata rapita. Ok, chi sei tu? Perché hanno rapito la tua amica? Io sono VM69, un ex robot meco rottamato a causa di malfunzionamento. Danny mi ha riparato, lei è migrata dalla Terra. Non so perché abbiano preso Danny e tu, sei migrato anche tu. Io rispondo, non lo so, il protagonista che parla.
Mi sono appena svegliato da quella capsula, non mi ricordo nulla. Se ciò che hai detto è vero, sei davvero fortunato. Le strutture sono piuttosto obsolete e quelle capsule sono state a lungo guaste. Sarà da provare, magari lo faremo un video con Mirko, il Gameplay Channel, magari vedremo. Un gameplay, una live in cooperativa. Con questa chiave magnetica puoi usare qualsiasi portale, puoi utilizzarla anche per attraversare il portale per il laboratorio di Matthew Ship. Laboratorio si trova in uno spazio pentadimensionale che lo rende molto sicuro. Infatti, mi diceva Argonaut che in questo gioco dovrebbe esserci un'area accessibile solo a noi dove possiamo costruire la nostra base, un po' stile Balloon, cosa che non mi fa proprio impazzire, a dire la verità. Grazie. Abbatti un albero, usa il portale. No, lì da quello. A parte che ribadisco, gli animali sembrano quelli di Rimworld, davvero. Gli alberi no. Vabbè, intanto abbattiamo l'albero. Abbattuto l'albero, ne abbatto anche un altro. Realizza una mazza di pietra per amici per il crafting. Ok, mazza di pietra. Crea oggetto. Materiali pietra, ma io non ho la pietra. Devo andare a prenderla. No, subito così. Sì, poi le montagne e gli asset sono gli stessi, identici di Rimworld. Salve, scusi, eh. Perdoni. Il robottino mi salverà, di sicuro. Bello che non mi trova più e se ne va. Vediamo un po'. Crea oggetto. Prendo tutto. Legno, lingotto, metà. Ah no, devo andare su, giustamente. Ascia di pietra. Ascia di pietra, devo fare. Mazza di pietra. Eccola qua. Pietra. Allora sì, questo lo posso fare. A me servono 8. 8. Vabbè, ne recuperiamo subito. A colpi di uno alla volta, ma pian piano li facciamo. Dicevo anche queste colorazioni qua. È Rainbow, fatto e finito. Poi vabbè, l'avevo già portato, ripeto, però ce ne sono alcuni. Ah, intanto qua col tasto destro raccogliamo la mela così facciamo un altro obiettivo. Ci sono alcuni giochi, dicevo, che sto tenendo d'occhio. Nel caso magari li acquisterò con i saldi di Steam. Usa il portale, non lo possiamo ancora fare. Adesso andiamo a vedere come farlo. Realizza una mazza di pietra. L'abbiamo fatta la mazza di pietra? Ah, non me l'ha fatta alla fine? Non me l'ha più fatta. Niente, facciamola. Realizza un piccone. Allora, vabbè, il piccone cosa serve per fare il piccone? Piccone di pietra. Pietra legno. Legno e pietra. Ne servono 6. Niente da fare. Quindi pietra andiamo a prenderla ancora. Beh, con questo posso farmi valere. Adesso vabbè, recuperiamo i 6 di pietra che abbiamo detto. Col tasto C apriamo il menu, 4 di pietra, quindi mi mancano due pezzettini di pietra. Scusa, ok. Oh, questo sputa. Ok. Sì, eccoli qua, i due di pietra che mi servono. 1, 2, l'orso. Il gioco ci insegna, ogni gioco ci insegna che gli orsi non vanno affrontati. A livello base, vediamo se il robottino mi dà una mano, ma non credo. Scusi, perdoni, ma io. Cioè, mi attacca così? Vediamo, potrebbe essere il primo gioco. Ok, sì, è il primo gioco dove si uccide un orso subito. Piccone di pietra, allora, legno e pietra. Tac, fa il piccone, perfetto. Realizza un'ascia di pietra. Vabbè, adesso stiamo a fare tutto. Ah, eccolo lì il portale. Andiamo a provarlo. Lo proviamo subito così vediamo in che cosa consiste. Ovviamente adesso è comparsa la barra della durability, quindi si consumerà prima o poi. Vediamo
Vediamo intanto qua dentro cosa c'è. Frammenti di energia e latte. Biscotto compresso. Vediamo un po' cos'è questo. Questo non c'era, questo è sicuro. Lo attiviamo, vediamo. Attivare e salvare questo portale. L'azione è reversibile, sì. Ah, mi posso teletrasportare al laboratorio nella quinta dimensione. Andiamo al laboratorio. No, però questo l'avevo già visto. Salve! I disegni sono molto belli. Chi sei? Mi dispiace disturbarti. Dov'è Danny? È stata rapita dai Meiko. Mi ha dato la sua chiave. Sono passati 4 anni. I Meiko non la lasceranno in vita. Che ne dici di prendere il posto di Danny e aiutarmi a raccogliere i materiali? Sto lavorando su un'astronave. Ho bisogno di molti materiali. Sì, infatti dovremmo costruire la nave alla fine per lasciare il pianeta. Quello dovrebbe essere lo scopo finale. Anche qui un chiaro riferimento, secondo me, a IMWOD. Oltre che qualche riparazione a base, ok. Non siete amici? Amici, sono amici dei Meiko. Nemici. Sono armi dei Meiko, nemici, ok. Sai quanti umani hanno massacrato un tempo? Danny ha litigato parecchie volte con me per via di VM69. Mi ho sempre pensato, ok, ma lui. No, appena ti sei appena svegliato, molte cose non le conosci, va bene. Bello, bello in italiano, bello assolutamente. Bisogna, qua si possono vendere le cose. Va bene. Tove, sconfiggi il parassita, è mutante in superficie. Lo sto spostando. Ah, qua si possono fare delle cose. Non sono tradotte tutte ancora qua. Però vabbè, non sono qui a valutare una traduzione quando si può andare. Vabbè, questo sarà un. Vediamo un po'. Ah, posso comprare con quella valuta che ho trovato prima. Che mi ha messo non so dove. Qua, eccola qua, qua in alto. Posso comprare degli oggetti. Vabbè, adesso non li compro perché non mi interessa. Andiamo alla base. E dobbiamo sconfiggere il parassita. Pianta un melo, un cespuglio di bacche. Ma se io. Vediamo un po'. Un melo. Pianto un melo. Semi di mela. Ok, piantiamo i semi di mela. Piantato. Costruisci un falò. C. Falò, erba, carbone e legno. L'erba io non ce l'ho, ma la prendiamo così, figo, interessante. Ma allora, sì, dai, un po' ne abbiamo presa. Falò, falò un farò. Tac, e il legname. Crea il falò. Ok, fatto il falò, costruisci un falò, montato. E qua si può andare a cucinare. Pelle di mostro. Facciamo. No, non si può. Non si può. Birpo, le zanne. Vabbè, insomma, le zampe. Cuoci un cibo usando un falò. Io che cosa cuocio? Una mela? No, no, cibi crudi io. Una ghianda? No. Questo? Ah, usabile come modifica dei geni. Ah, ok. Niente, andiamo a combattere. Dobbiamo fare l'altra pietra. Dobbiamo fare nascere in pietra adesso, quindi mi serve pietra. Prendo un piccone, scusa, faccio prima. Un colpo va via. Mappete. È veloce. Allora, piccone di pietra, no, ascia di pietra, che è qua. Pietra più legno, mi manca anche il legno, quindi andiamo a fare il legno. Fammi usare questa che faccio prima. Sto colpendo tre alberi insieme. Bello, bello, bello. Bello, sarà da approfondire sicuramente in multiplayer. Tra l'altro c'è anche il tasto G, come vedete in basso a sinistra. C'è il B che è il backpack. Il C è il crafting, che apre anche il backpack. E la G sono le variazioni genetiche. Quindi bisognerà andare ad analizzare delle cose qua, tutti i programmi genetici da sbloccare. Se ne possono fare più di uno, interessante. E qua sarà da approfondire, ma credo sia una cosa anche un po' più avanzata. Bello il fatto che adesso sta per tramontare, è diventato tutto rosso in questo modo.
Comunque, ascia di pietra. Pietra ne abbiamo 5. Vediamo quanto se basta. 6 ne servono, ovviamente. Vabbè, intanto uno alla volta, perché intanto vedete qua c'è la vita e qua sotto la fame, quindi ma stanno cadendo tutti sotto i miei colpi. Allora, uno di pietà, dai, salta fuori, uno di pietà. Ma scusate, io adesso prendo il piccone, voglio fare una prova. Direi di sì. Ecco, modo semplice di costruire una base un po' alla Rimworld, scavando 100 volte più velocemente rispetto a Rimworld. Ascia di pietra. Allora, blocco di pietra, blocco di terra. No, blocco di pietra e il legname. E facciamo anche questa accetta. Fatta anche questa, completata anche questa, mi tengo pronto con le bende, le metto qui, che almeno trovo sconfisce il parassita, già fa. No, devo ancora farlo. Cucivo un cibo, realizzo un banco da lavoro semplice. Allora, banco da lavoro sarà craft base item. Banco da lavoro semplice, eccolo qua. Legno. Sì. Artigiano creato. Lo appoggiamo qua. Il tavolino da lavoro. Q ed E si possono orientare, bene. Realizzano incudine qualsiasi materiale al banco da lavoro semplice. Va bene. Incudine. Cosa mi serve? Lingotti di metallo. Ho capito. No, mi serve la fornace. La fornace mi serve la pietra. E la pietra me ne servono 10. Quindi si torna in da io. Ah, aspettate un attimo. Vediamo se ho qualcosa da cucinare. Mela deforme. Modifica dei geni. Non credo di avere niente di cucinabile al momento, quindi si torna là, armati di tante buone intenzioni e un piccone. Scaviamo la terra, la si può prendere sempre da qua. Scusi, signor Orso. Vabbè, ci facciamo questa fornace. Anche perché il metallo, lingotti di metallo, non so minimamente come farli, quindi. Fornello, incudine, lingotti di metallo. Lingotti di metallo non ne ho, quindi facciamo la fornace. Bene, la piazziamo qui. E qua dentro si mette la legna. Presumo e che altro? Legna e il materiale da fondere. Al momento non stiamo trovando nulla di che, quindi prendo l'accetta. L'accetta but dovrebbe buttare giù più velocemente gli alberi. E infatti lì c'è un tizio molto minaccioso che andiamo a sistemare. Questo è un cane malefico. Allora, vediamo un po'. Col tasto M che avevo premuto un attimo fa, vediamo la zona. Sì, non è ancora tradotto tutto, però cavoli, è un lavoro lodevole il fatto che comunque già si sono messo a tradurre un gioco che non è ancora lungi dall'essere finito. Adesso, sto trovando anche abbastanza semplice, nel senso che i nemici non sono nulla di proibitivo al momento. Adesso muoio. Ula, ma no! Ok, no, stavo per morire. Torcia fa anche una bella luce, belli i sistemi di illuminazione. E niente, questo gioco qui in realtà l'avevo giocato quando avevo fatto la live, poi non l'avevo più preso in mano. Devo dire che non è assolutamente male, anzi, è stato aggiornato bene. Voglio vedere se però con i blocchi di terra si riesce a fare qualcosa. Perché, allora, quello lì attacca a distanza perché ha un arco, quindi. Tra l'altro sono quasi morto. Quindi devo andare molto. Lì, un altro. Scusi? Ok, no, perché vabbè, ho detto che è appena facile poi muoio. Niente, allora, vediamo se riusciamo a fare qualcosa. Io prendo
Allora, dicevamo, legname mi serve, quindi prendo questo, abbatto gli alberi. Ok, vediamo se funziona così. Prendo, metto il legname qui. E poi prendo il blocco di pietra, la metto qui. E non mi fa niente. Niente, devo trovarlo allora. Devo trovare qualcosa. E tu? Riparazione base. Costo. Ok. Abbiamo 21 blocchi, quindi al momento non... Ad un banco da lavoro. Ma posso aprire qualcosa qua che vedo dentro qualcuno? No, voglio andare a vedere... Prima di chiudere voglio andare a vedere che cosa c'è qua sotto. C'è un morto. Ordina baule, accatastamento, sposta tutti gli oggetti nello zaino, sì. Basta, tutto lì, non c'è altro. E se sarà un dungeon sotterraneo? Eh sì, infatti qua ci sono da scavare minerali. Ok. Mi scusi, adesso. Aia! Ho un punto vita. Ho un punto vita. Tra l'altro lì c'è un generatore di quelle brutte cose. Adesso io mi avvicino con circospezione e abbatto tutto. Ok. Allora, picconcello. E prendiamo del materiale. Lì ce n'è un altro. Vabbè, direi che prendo, porto a casa, perché abbiamo già abbastanza, abbiamo un po' di materiale, vediamo se funziona la nostra forgia. In modo da capire se la strada che abbiamo intrapreso è quella giusta. Qua c'è qualcosa da scavare, che non so cosa sia. Blocco di terra, niente di che. Vabbè, apriamo anche quello e andiamo via. Perfetto, abbiamo fatto questo. Andiamo sotto qui, vediamo se funziona. Allora, quindi, materiale qui. La legna, che non mi ricordo dove cacchio è, eccola qui. Funziona, perfetto. Vediamo se ci fa qualcosa. Un lingotto di rame. Non so quanto un incudine di rame possa andare bene, ma va bene. Dura, non so, una trentina di secondi, meno, una ventina di secondi ogni blocco di legna. Comunque adesso la levo, vediamo se riusciamo a fare un incudine. Prendo il metallo e ne chiede un po', la Copper Anvil. Bene ragazzi, questo era Kepler. Fatemi sapere ovviamente come sempre cosa ne pensate qua sotto nei commenti. Noi ci vediamo al prossimo video gameplay. Alla prossima ragazzi e ciao ciao. Se volete altri video su questo gioco ovviamente dovete pollici in su e commenti. Ciao ciao.